stanno facendo, e cominciare a discutere con i testi in mano di che cosa vuol dire, di che cosa si è davvero fatto, di che cosa invece non si è fatto, e misurare le ragioni. Ma non è che possiamo continuare a vivere in una propaganda per cui pare che la delega sul lavoro sia l'ottava meraviglia del mondo, in cui c'è tutto, poi quando la vai a leggere non c'è nulla di tutto questo, anzi si fa esattamente un'operazione di ulteriore divisione del mondo del lavoro, di cui credo che nessuno sentisse bisogno, visto che la grande accusa era che il mondo del lavoro era diviso. A proposito di divisione, ma in una battuta, ieri Giavazzi scriveva sul Corriere: per evitare di discriminare, come diceva anche lei, tra chi ha una storia e chi ne ha un'altra in questo momento con il Jobs Act, facciamolo per tutti, sia per i nuovi assunti che per coloro che erano già in aziende, che già lavorano. Beh, Giavazzi ucciderebbe i diritti in culla, quindi da questo punto di vista non mi stupisce questa sua proposta. Alessandro Profumo, allora questa riforma del lavoro comunque è un test importante per il Paese, perché da anni si dice che è uno degli elementi che forse hanno frenato la nostra crescita. In Europa Draghi più volte ha detto non solo all'Italia, ma bisogna agire sul mercato del lavoro per rendere più competitive le economie e metterle in grado di camminare sulle loro gambe senza bisogno di aiuti dal centro. Lei come vede questo passaggio? Intanto lo vedo con una fortuna che non faccio né il politico né il sindacalista, cerco di fare una persona che si occupa di impresa. Allora, che cosa dal mio punto di vista è rilevante come persona che presiede un'impresa e persona che presiede un'entità che finanzia imprese? Io credo che noi dobbiamo cercare di capire qual è il modello di paese a termine che vogliamo avere. A me piacerebbe avere un paese nel quale riusciamo a produrre un valore aggiunto tale da far incrementare gli stipendi, i salari, riuscire ad avere un tasso di occupazione più elevato. Per fare queste due cose dobbiamo aumentare la competitività, e sappiamo che aumentiamo la competitività ridisegnando abbastanza il modello produttivo che abbiamo, sia nell'industria che nei servizi. Cassi ha ragione quando dice noi come terme vogliamo fare un certo percorso, vogliamo investire sul futuro, però essendo che sulle terme noi svolgiamo un doppio ruolo, facciamo anche gli azionisti, sappiamo un pochettino la storia, no? Per investire sul futuro bisogna avere progettualità, bisogna avere visione, bisogna avere la capacità di evitare di sovrainvestire in alcune fasi, insomma bisogna fare, e soprattutto bisogna rispondere alla domanda che c'è nel mercato, cioè cercare di porsi sul mercato andando a offrire dei servizi che hanno una domanda. Allora adesso poi so di far innervosire Susanna Camusso, ma ad esempio secondo me il progetto del gruppo Fiat Chrysler di dire in Italia produciamo Alfa Romeo fondamentalmente e Maserati, comunque vetture che hanno un valore aggiunto implicito tale da consentire di poter pagare in un certo modo le persone che lavorano in azienda, perché poi di aziende che puntano a qualità e valore aggiunto ce ne sono parecchie, poi magari parliamo anche un pochettino delle banche da questo punto di vista, credo che sia assolutamente la strada giusta. Il tema è riuscire ad avere una quantità sufficiente di imprese, e qua noi italiani abbiamo una fortuna che le nicchie nel mondo dei prodotti che noi sappiamo fare bene sono dei mercati immensi, quindi se noi abbiamo la capacità di posizionarci correttamente possiamo sopravvivere. Credo che riusciamo ad avere un paese più competitivo e che sta meglio sui mercati. Per fare questo abbiamo bisogno di una profondissima trasformazione dell'insieme di competenze delle persone. Cioè, inevitabilmente le persone che ci sono oggi purtroppo non hanno questo profilo di competenza. Allora, o riusciamo a riformare queste persone, ed è credo uno degli obiettivi fondamentali, e secondo me dobbiamo chiederci se le riforme sul diritto del lavoro vanno nella direzione di consentire questa riformazione delle persone, oppure inevitabilmente avremo qualcuno che esce dal mercato e qualcun altro che ci entra. Il dramma di oggi è che noi non diamo prospettive ai ragazzi. Ieri ero con degli amici che hanno una figlia di 13 anni che dice: io voglio andare a fare il liceo all'estero, perché in questo paese si parla solo di crisi. Io non voglio vivere in un paese in cui la mia prospettiva è sentir parlare di crisi. Voglio dire, è drammatico, no? Allora, noi dobbiamo riuscire a riposizionare
questa... Perché lei pensa che ci siano troppi gufi in giro quando si parla di pessimismo? A me non è tanto il problema dei gufi, il problema è di riuscire ad avere una visione del futuro, una progettualità tale che riporti un'attitudine positiva. A me sembra che alcune parti del Jobs Act vadano in questa direzione, ad esempio c'è una riduzione di tutta una serie di contratti precari che comunque, in parte c'è, secondo me ci sono dei passaggi che vanno nella giusta direzione, credo che sia importante coglierli e capire come modificare. Io francamente non sono per niente appassionato al dibattito sull'articolo 18, lo dico onestamente, né da una parte né dall'altra. Temo sia diventato un totem intorno al quale giriamo. Noi purtroppo abbiamo dovuto reintegrare una persona che aveva rubato, che non è proprio il massimo della... e quindi, come ci sono i padroni con le braghe bianche, no? A cui fa riferimento Susanna Camusso, ci sono anche eccessi dall'altra parte, quindi noi prendiamo sempre un pochettino le posizioni estreme e cerchiamo di lavorare sulle estreme per cercare di caricare anche, oltre che fare una caricatura di alcune situazioni. Molto onestamente credo che i problemi siano ben diversi da quelli che oggi stiamo discutendo, cioè il tema non è quello dei licenziamenti individuali, poi il tema è quello di Susanna, credo che obiettivamente a nessuno di noi, che siamo la cosiddetta parte datoriale, un tempo si chiamava così, piaccia o diverta mandare via le persone. Ti assicuro che uno dei grandissimi problemi nostri, soprattutto nelle aziende di servizi, questo è fondamentale, ma oramai in quasi tutte le aziende si ragiona in quest'ottica, insomma poi ci sono chiaramente i padroni delle ferriere, come si diceva un tempo, o ci sono delle visioni un po' distorte, però sappiamo benissimo che senza un senso di appartenenza delle nostre persone non andiamo da nessuna parte. Questo noi datori di lavoro lo sappiamo benissimo, perché per noi è fondamentale riuscire ad avere una, io la chiamo accettazione sociale, che ci consente di stare sul mercato nel tempo.